Tutti bentornati sul mio canale vegano. Oggi prepareremo una torta al limone con crema pasticcera. Allora, la ricetta io l'ho trovata online e la proverò per la prima volta oggi con voi. Dopo, sulla pagina di presentazione troverete sull'info box, troverete, non mi veniva il termine. Troverete la ricetta come dovrebbe essere fatta veramente, perché molto spesso le ricette non dicono siano perfette, ma non incontrano completamente il mio gusto, che poi alla fine, insomma, mi sembra di capire dagli apprezzamenti, dai commenti, che bene o male è comune con quello di tante persone. Naturalmente, ognuno ha la propria ideologia, c'è chi magari usa farine integrali, prodotti diciamo che forse possono essere più, ma forse sono sicuramente più salutari, però diciamo a noi interessa, a me interessa in questo caso poter dare delle ricette che consentano di portare sulla tavola o nelle feste, eccetera, dei dolci che siano buoni, il più possibile simili ai dolci degli onnivori. E quindi, diciamo, a volte sono anche un po' criticata perché uso delle farine che, seppure non essendo mai doppio zero, anzi tendo sempre ad andare verso l'uno, eccetera, però comunque non sono integrali, perché purtroppo con la farina integrale non si ha una tipologia di lievitazione, di aerazione del dolce tale da dare di essere così soffice da poter essere paragonato ai dolci che contengono le uova. Quindi ecco, io preparo questi dolci, questi anche, insomma, per quanto riguarda i salati, di solito tendo a essere un po' più, diciamo, salutista, perché lì è più una cosa di fantasia sul salato, mentre nel dolce purtroppo ci sono dei vincoli molto molto stretti, che non ci consentono, se si vuole ottenere un determinato risultato, di usare determinati prodotti. Quindi ecco, una piccola parentesi, con questo non è che mi giustifico, nel senso che questo è un canale così, ce ne sono tanti sicuramente più validi dei miei. Qui facciamo i dolci che fanno anche una bella figura e che comunque accontentano un po' tutti, anche quelli che non. Però ecco, ci presentano in una maniera verso le altre persone che, diciamo, quando assaggiano un dolce dei nostri, sembra impossibile che siano vegani, perché comunque somigliano tantissimo a quelli che fanno loro, che ovviamente sono tutt'altro che sani. Comunque va bene, allora io poi nell'info box vi scriverò la ricetta come secondo me andrebbe fatta, perché a volte hanno bisogno di essere un po' modificate. Ad esempio, in questo caso la ricetta prevedeva una crema ai limoni, però il dolce è già di per sé molto molto forte di sapore di limone, cioè è bello, si sente molto il limone, quindi non metterò nella crema pasticcera tutto il limone che ci va, metto solamente due scorze di limone. Se la crema la volete un po' più golosa, al posto del latte di soia vi consiglio di usare il latte di mandorla mescolato col riso, nel senso quello che è già confezionato, perché dà diciamo, un sapore più ricco. Comunque adesso vi faccio vedere come è uscita la torta, la ricetta e tutto quanto, e spero che, insomma, è molto buona la torta, devo dire, però ecco, poi alla fine scriverò la ricetta per come deve essere fatta. All'opera! Allora, per fare la torta ci serviranno 200 g di farina, io ho usato la Manitoba ad 1,0, 100 g di fecola, io però ho usato 50 di fecola e 50 di amido di mais, 150 g di zucchero di canna, due limoni, c'è la buccia di due limoni, preferibilmente o bio o con la buccia non trattata,
80 grammi di olio, 250 ml di latte di soia, una lusina di crema or tartaro, un pizzico di sale e succo di mezzo limone. Facciamo l'impasto e poi lo mettiamo a cuocere a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Per accompagnare la torta al limone preparo quindi un po' di crema pasticcera, però non come nella ricetta che vi ho detto con tutto il limone perché la torta è già ben aromatica, quindi metterò solo un paio di boccette dentro che poi toglierò e io ne faccio la metà di quella dose perché comunque la dose è tanta, va bene anche per una crostata, quindi ho dimezzato. Ho usato al posto della fecola di patate, ho messo dell'amido di riso perché la fecola di patate non ce l'ho. Ho mescolato la fecola, l'amido di riso dentro in un qualche cucchiaio di latte di soia per non fare tutti i grumi nella pentola. Poi aggiungo 40, in questo caso se devo mettere la dose ce ne vanno 40 grammi di zucchero, 2 cucchiai di amido di riso, come ho detto, non metterò l'agar-agar, lo mettete solo se dovete fare una crema consistente. In questo caso la voglio un po' liquida perché la voglio mettere calda sopra. E poi, appunto, ho messo le 2 scorzette di arancia. Ci andrebbe anche il succo di limone, ma io in questo caso non lo metterò. E un pizzico di vaniglia. Ecco, vedete, questa è la torta al limone, ne manca un pezzo perché me ne sono già mangiata. È molto molto buona, devo dire, c'è la verità. Io ho aggiunto un paio di cucchiai, sapete che c'è il psilio lì, l'ho fatto, vedete questi puntini, sono i semini di psilio, perché in realtà dicono che si deve frullare, ma bisogna passarlo a setaccio, altrimenti rimangono, non riesce neanche il macinacaffè a frullare questi semi che sono veramente durissimi, tipo quelli di vino. Io l'ho fatta, ce l'ho messi e non so se è stato per quel motivo che insomma la torta comunque è molto croccante all'esterno, ma proprio bella saporita. Naturalmente si può cospargere benissimo di zucchero al velo. Ecco, una volta che prende il bollore, vedete, si solidifica e diventa una crema pasticcera. Io ho aggiunto, adesso qua non si vede, in realtà è gialla, e ho aggiunto un pochino di curcuma. Ho aggiunto anche qualche goccia di succo di limone per dare un tocco di acidità. Adesso la mettiamo sulla torta. Ecco qui la torta come è riuscita con la sua crema pasticcera. Le dosi giuste per come per conto mio va fatta, la trovate nell'info box. Un abbraccio a tutti quanti e alla prossima ricetta.